Italia e mondo della musica in lutto. La terribile notizia. È morto poco fa. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La terribile notizia è arrivata in redazione proprio pochi minuti fa. Si è spento un pilastro della carriera artistica italiana. In un post su Instagram si legge: se n'è andato lasciando buio buio, dolore, tristezza nei cuori dei suoi cari e dei suoi amici. Ora cammina con passo leggero su una strada di luce e colori verso un nuovo orizzonte. Buon viaggio! Ci lasci ricordi bellissimi. Francesco Novaro, noto come Franco per gli amici, si è spento poco fa. A ricordarlo è stato Claudio Baglioni, l'amico di una vita. Novaro era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria legata alla società Calacreta, proprietaria della villa di Lampedusa sequestrata per un presunto abuso edilizio. Nonostante il rinvio a giudizio, Novaro dimostrò la sua innocenza fino all'ultimo grado, venendo assolto da tutte le accuse. Baglioni ha anche ricordato Novaro in un'intervista a Repubblica, parlando del suo album, Oltre. Scrissi i testi al bar dello Zodiaco, a Monte Mario. Ogni mattina mi sedevo ai tavoli del bar attorniato da adolescenti che si baciavano e scrivevo. Ricordo che alla fine della registrazione a Londra me ne tornai a Roma, e in macchina verso casa lo riascoltai in cassetta. Dissi a Franco Novaro, che mi accompagnava: sarà un flop totale. Non c'è un ritornello. Ci sono troppe parole. Abbiamo sbagliato tutto, raccontò Baglioni. Contrariamente alle sue previsioni, l'album si rivelò un grande successo, grazie anche al singolo, Mille giorni di te e di me. Questo lutto si aggiunge a quello recente per la scomparsa del direttore d'orchestra Danilo Minotti, rendendo questo periodo particolarmente difficile per il cantautore romano. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.